Ciao, sono Nonna Maria. Oggi vi voglio mostrare come si preparano delle buone polpette alla napoletana. Gli ingredienti che servono per 7 persone sono 100 g di grana, 7 etti di trita, 2 uova, prezzemolo e basilico e una passata di pomodoro. Cominciamo la preparazione. Metto la trita in una ciotola. Aggiungo il grana grattugiato, il prezzemolo col basilico, 2 uova, ecco, un po' di sale e mescolo il tutto finché si diventa tutta omogenea. Per mescolare meglio io uso le mani per amalgamare meglio. Ecco, a questo punto l'impasto è pronto. Preparo delle polpettine piccole fino a esaurimento dell'impasto. Intanto metto della cipolla con una pentola e un po' di olio e la faccio soffriggere, aggiungendo dopo la passata di pomodoro. Ecco come si presentano le polpette alla fine della preparazione. Quando il nostro pomodoro inizia a bollire, mettiamo le polpette. Allora, questa è la ricetta napoletana, però ci sono tante altre ricette per fare le polpette, altrimenti ad esempio noi dell'Alta Italia le facciamo anche con della carne cotta, tritata, sempre aggiungendo prezzemolo, grana e uova, anche del pane bagnato nel latte, oppure con carne trita, uova, pane bagnato nel latte, prezzemolo e poi noi le friggiamo nell'olio, a differenza dei napoletani che loro le cuociono nel pomodoro.